L'istituto ha proposto uno dei suoi tre progetti per il 70esimo, era quello delle vite, così intitolato, le vite ritrovate, e questa era una vita da ritrovare. Io devo esprimere a nome mio personale, ma del presidente Giorgio Paini, del direttivo, la grande soddisfazione per come questo progetto si è realizzato, sia sotto l'aspetto didattico e storico, diciamolo anche storico, e anche organizzativo, l'impegno insieme agli insegnanti, gli studenti, Michela Cerocchi, che è la nostra ricercatrice che ha condotto il laboratorio, ha funzionato e alla fine eravamo riusciti a non solo riscoprire una vita ritrovata, individuando anche, grazie anche all'archivio del dottor Fornari, documenti e immagini che ci consentivano di andare oltre il semplice laboratorio. E non solo la pubblicazione di un quaderno didattico con tutte queste informazioni, con i testi che i ragazzi hanno realizzato durante il laboratorio, che uscirà in novembre in occasione del 70esimo della fucilazione di Giacomo, ma anche questa bellissima mostra che, come sappiamo, è sempre un po' impegnativa a realizzare, ma tutti insieme ci siamo riusciti, e gli insegnanti e gli studenti poi hanno portato un contributo fondamentale per la sua per il suo, come dire, riuscire a esprimere il rapporto tra la ricerca, il laboratorio didattico e gli oggetti in mostra. Nella mostra troverete il percorso del laboratorio, le fonti utilizzate e il lavoro dei ragazzi. È una vita ritrovata quella di Giacomo Livi, perché è una storia nota per certi versi, ma questo laboratorio ha avuto anche un aspetto, come dire, straordinario, cioè quello di non solo riproporre quello che si sapeva, ma provare a spingere un po' più in là la conoscenza su questa esperienza di vita. Noi sappiamo che Giacomo Livi ha partecipato al movimento clandestino in città. Quando è stato scoperto, individuato come gran parte di coloro che operavano all'interno della città, non è salito in montagna, come spesso accadeva, e per unirsi alle formazioni partigiane. Si è spostato in un'altra città per continuare quel lavoro. Giacomo Livi era un intellettuale, non era un uomo d'arma, non era un combattente col mitra. Fondamentali però per la resistenza, non dimentichiamo che senza le brigate partigiane la resistenza non ci sarebbe stata. Ma poi c'è tanto altro, e lui a Modena ha ripreso questo lavoro. L'abbiamo scoperto, l'abbiamo letto nelle lettere, l'abbiamo capito quando siamo andati a Modena, e nel movimento di liberazione lui non si tira indietro, ha relazioni con l'interprete del comando tedesco, che anche lui è legato al movimento di liberazione, si espone ad ogni pericolo come tanti altri nei movimenti clandestini nelle città, si traveste, gira per la città fino a quando, come accade spesso per chi operava in città, viene individuato, arrestato, torturato e per rappresaglia fucilato. Lui ci ha lasciato le lettere che tutti conosciamo. Noi conosciamo bene quella lettera testamento agli amici, che ricorda la responsabilità che si doveva prendere quella generazione che è salita sui monti e che ha lottato contro l'occupazione militare e contro la dittatura fascista. Ma forse Giacomo Livi ci ha anche lasciato qualcos'altro, non solo il senso di responsabilità, ma anche la consapevolezza del momento storico che stava vivendo.